Da quota 13 in un giorno è scesa a 10 la quantità di persone risultate positive al Covid-19 nel territorio alcanese. L'aggiornamento fornito oggi dall'azienda sanitaria provinciale di Trapani indica che i casi attuali positivi in tutta la provincia sono 25, il dato è al netto di decessi e guarigioni. Alcamo occupa ancora il primo posto in questa particolare classifica provinciale. Alla domanda se sia individuabile un motivo per cui nel territorio alcamese i processi di guarigione dal coronavirus siano stati fino a ieri più lenti, il direttore generale dell'ASP Fabio Damiani ha risposto: non c'è un motivo, ovviamente, ogni paziente ha un processo personale ed il tempo occorrente per diventare negativi cambia da persona a persona. In riferimento all'odierna diminuzione di positivi, il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, dichiara: anche oggi arrivano buone notizie sul fronte dei contagi nel nostro territorio. Sono 12 al momento i nostri concittadini guariti. In ogni caso, ribadisce comunque Surdi, dobbiamo continuare ad essere molto cauti, nessuno ha dichiarato il via libera. Occorre essere molto prudenti in tutti gli spostamenti consentiti per non vanificare i sacrifici fatti finora, ribadisce il sindaco di Alcamo. E nel riferimento alle perplessità che qualcuno continua a manifestare per quanto riguarda la libertà di praticare attività motorie in luoghi pubblici all'aperto, l'assessore comunale allo sport e alla salute, Giuseppe Campo, il quale tra l'altro è il promotore del gruppo Camminatori Serali, invita ad osservare in modo scrupoloso le regole. In atto, evidenzia infatti l'assessore, non sono possibili attività in piccoli o grandi gruppi organizzati. Pacatamente ritengo che il camminare, prosegue Campo, è un atto spontaneo e al momento camminare da soli, che è consentito, fa pure bene. Ritengo che, vista la tragicità dei momenti, non bisogna correre verso la vita normale da cui proveniamo, commenta inoltre l'assessore. Ci arriveremo, ma piccoli passi. Attendiamo serenamente, anche perché dobbiamo essere dei modelli da imitare rispettando le regole. Camminiamo in solitaria, già io lo faccio, conclude, in attesa di tempi migliori. Mentre per quanto concerne l'opportunità di indossare la mascherina protettiva, l'assessore Campo racconta: ho visto mariti e mogli camminare a distanza con la mascherina sulla bocca. La mascherina, esorta quindi Giuseppe Campo, mettetela quando vi fermate ad un metro dagli altri. Respirare il vostro fiato con la mascherina non fa bene.